Ciao, eccoci qua con un nuovo video. Oggi voglio parlarvi dei prodotti golosi, sfiziosi che ho finito nel mese di settembre. Iniziamo subito. Allora, ho finito queste barrette qua della Kellogg's Coco Pops. Sono 6 barrette e sono al riso soffiato ricoperto di cioccolato con una base sempre di riso soffiato solamente al latte. Queste le ho trovate veramente buonissime, comode da portare con voi se dovete uscire, andare al lavoro, in ufficio, se dovete semplicemente uscire per fare una passeggiata e portarvelo dietro come snack, sono ottimi. Poi per la prima colazione ho finito questi qua, questi li ho trovati alla Lidl e sono sempre di riso soffiato ricoperto di zucchero, quindi sono molto dolci, della serie chi se ne frega della dieta e tutto il resto. Questi pure sono buonissimi, davvero, davvero buoni. Poi ho finito questi qua, sempre della Kellogg's e Kellogg's Extra. Questi sono agglomerati di cereali con cioccolato al latte. Di questi ce ne sono altre versioni, quella con il cioccolato fondente, quello con la frutta e quelli semplicemente con i cereali, senza niente. A me sinceramente io li ho provati tutti e quello che mi piace di più è proprio questo al cioccolato al latte, sono veramente buoni. Io la mattina li mangio con il latte caldo, quindi si vede proprio la cioccolata che inizia a sciogliersi. Buonissimo, davvero ve li consiglio. Poi ho finito queste qui, mille foglie, sono di pasta sfoglia, sono delle cialdine di pasta sfoglia, buonissime, semplici, ottime. Poi ho finito della Conad queste crostatine qua al cacao. Queste sinceramente non mi sono piaciute tanto, perché io le paragono a quelle della Mulino Bianco, perché quelle mi piacciono veramente tanto. Queste le trovo che siano meno dolci, il cioccolato sa, non lo so, non mi sa di niente. Quindi a queste io preferisco quelle della Mulino Bianco, queste non mi sono piaciute molto. Al contrario invece questi qua, questi muffin sempre della linea Conad, questi sono stati buonissimi, mi sono piaciuti. Risulta essere bello soffice, con le gocce di cacao, ottimi, veramente buoni. Poi, questa ultima settimana di settembre, ho iniziato a fare la cioccolata calda. E io questa qua della Chobar la adoro, è veramente la mia preferita. Questa ha il gusto classico, quindi sì, io ve la consiglio. È ottima, non è molto dolce, quindi non risulta stucchevole, è veramente veramente buona, io la adoro. Poi abbiamo finito questi qua dell'Algida, il cucciolone mini. Questi sono un gelato con il biscotto, solamente che sono piccolini. Noi li abbiamo presi per il mio piccolino, infatti contengono solamente due gusti, al cioccolato e alla vaniglia. Lui l'ha graditi molto volentieri. Quindi buoni, buoni. Poi abbiamo finito questi qua, i crostatini dorati, sempre della Conad. Questi pure sono buonissimi, risultano belli, croccanti, ottimi. Poi abbiamo finito i cracker, questi qua, sempre di Conad, al pomodoro e formaggio. Sono buonissimi perché risultano essere buoni, sfiziosi, e si sente il gusto della pizza. Buonissimi, in alternativa a quelli classici, questi veramente buoni. Poi abbiamo finito i grissini, questi qua, questi sono della Certossa e li ho presi alla Lidl, costano veramente una sciocchezza, tipo se non ricordo male 70-75 centesimi e sono buoni. Non me l'aspettavo sinceramente, li ho presi giusto per provare e invece sono risultati buonissimi, quindi ve li consiglio. E poi ho finito questi qua invece della Mulino Bianco, i friabili. Questi ottimi sono rispetto a quelli, questi sono più, come dire, più friabili, nel senso che più croccanti, si sciolgono subito in bocca. Quegli altri invece di Lidl sembrano più rustici, quindi un po' più compatta la pasta, però altrettanto buoni, quindi buonissimi. Poi ho finito, eccole qua.
le patatine, sempre queste, sempre da Lidl, e queste sono le classiche al sale, buonissime, perché sono veramente molto molto croccanti. Io le adoro, pure mio marito e mio bimbo le adoriamo, veramente buone. E poi prendiamo anche queste qua alla paprika. Queste ottime per chi ama il gusto deciso della paprika, queste sono veramente veramente buone perché si sente molto, sono molto aromatizzate. Ottime. E per ultimo poi ho finito questa tavoletta di cioccolata. In realtà io non ho mai comprato tavolette alla cioccolata di cioccolato fondente. Perché non mi è mai piaciuto, quindi io cioè, sono amante delle cioccolate al latte, quelle belle, dolci. Quindi ho voluto provare questa perché sentivo tante ragazze che ne parlavano bene. E infatti, con mia grande sorpresa, è veramente buona, è buonissima. Non è quella cioccolata fondente che magari dà fastidio, perché a me. Cioè, io quando mangiavo la cioccolata fondente mi dava enormemente fastidio sentire quell'amaro in bocca persistente. Questo invece, infatti, è solo alla fine al 60% ed è buonissima. Io ve la consiglio, provatela. Ragazze, questi erano tutti i prodotti che abbiamo finito nel mese di settembre. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Spero che vi abbia tenuto compagnia e vi mando un grande bacio. Ciao! Thank you.